Inaugurata questa mattina la sala operativa allestita dalla prefettura al comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento. La sala sarà la stazione di monitoraggio e coordinamento che sarà attivata in caso di fenomeni calamitosi previsti ed in corso. Gli spazi della sala operativa contengono importanti postazioni come il collegamento con il centro funzionale regionale, la sala operativa provinciale e la prefettura, il ponte radio con il comune e con la polizia municipale, collegamenti con i radioamatori e terminali destinati ad altri operatori potenzialmente coinvolti come i vigili del fuoco, il 118 o le associazioni di volontariato. In questo modo la sala operativa si candida ad essere il punto di riferimento in caso di emergenza sul territorio, in grado di garantire il reperimento e l'attivazione di tutte le risorse presenti. La sala si compone di una sala direzionale, una sala riunione, un locale apparecchiature elettroniche, il CED, l'ufficio per chi dovrà gestire la sala operativa e una sala postazione radio per tutti gli enti che fanno parte della protezione civile e della difesa civile. Pronti per quale emergenza? Pronte per qualunque tipo di emergenza. La provincia di Agrigento era sprovvista di questa sala, noi in tempi record e con pochissime risorse e grazie alla buona volontà anche del mio personale, a cui vanno anche a loro gli elogi, è stata realizzata in pochi mesi ed è già pronta per funzionare. Potrà gestire qualunque tipo di emergenza e sarà un punto di riferimento per tutta la provincia di Agrigento. Noi come Corpo Forestale siamo chiamati in particolare a svolgere la vigilanza e il monitoraggio del territorio. È un'esercitazione per posti di comando per testare quelle che sono le apparecchiature che sono state predisposte da tutte le organizzazioni e le istituzioni coinvolte e serve per verificare quella che è la piena funzionalità del sistema. È il prefetto che sin dal primo momento del suo insediamento ha voluto proprio fortemente realizzare questa sala di cui questo territorio ne era privo.